La settima giornata di andata del campionato di Serie D mette di fronte allo stadio Tamburini di Monte Giorgio la locale formazione e il Chieti. I rossoblù, che in casa hanno fatto 2-2, devono cancellare una settimana amara fatta di due sconfitte, la prima domenica scorsa a Fiuggi, la seconda martedì in casa nei sedicesimi di Coppa Italia, per mano del Tolentino, assente per squalifica l'attaccante Nasic. Il Chieti, in un momento di stallo, arriva in terra marchigiana dopo il pareggio in casa con il Cattolica, con due novità in mezzo al campo. Fuori Milizia e Marzola, dentro Bacigalupo e Panecasio, fischia Fantozzi di Civitavecchia. Pronti via e subito Monte Giorgio, lancio con il contagiri di Omiccioli, sbuca le spalle della difesa albanese, ma lo stop è impreciso e sfuma l'occasione per l'attaccante rossoblù. Partita molto spezzettata nei primi 15 minuti con tanti falli fischiati dal direttore di gara. Il Chieti prova ad imbastire trame di gioco importanti, ma i neroverdi fanno fatica negli ultimi 20 metri a creare pericoli al portiere di casa, che mai è dovuto intervenire fin qui. Al 28esimo arriva il primo tiro nello specchio però per la squadra di Grandoni, ma la conclusione su punizione di Bruschi è debole per impensierire Mercorelli. Al 41esimo si sblocca la gara, Trillini cross a basso in area di rigore, deviazione di Titone che libera Nepi per il classe 2000 e gioco facile piazzare la palla del vantaggio alle spalle di Camerlengo. Passano 2 minuti e il Chieti recrimina per un rigore non concesso. Bruschi imbecca Traini che viene atterrato in area dal 2 Barboglia a Mercorelli, Fantozzi di Civitavecchia fa proseguire. Nel primo dei 2 minuti di recupero, vicino al raddoppio, il Monte Giorgio, il tiro di Mariani da fuori area trova la deviazione di Venneri e super l'intervento di Camerlengo ad evitare il raddoppio. Cambia molto ad inizio ripresa Grandoni, mandando in campo Bruni, Milizia e Marzola, passando così ad un più offensivo 4-3-3. Le scelte vengono premiate all'undicesimo minuto, quando da calcio di punizione Mazzoli trova Venneri, salito dalle retrovie, che con un tocco di destro trafigge Mercorelli. Al 16esimo il Monte Giorgio resta in 10 dopo l'espulsione dell'autore del gol Nepi, reduce di aver colpito sul viso l'autore del pareggio Venneri. L'uomo in più per il Chieti però dura soltanto 5 minuti. Contatto Titone e Venneri a metà campo con il giocatore neroverde che viene espulso dal direttore di gara. Solo giallo per Titone. Praticamente la partita finisce qui con i due mister che ridisegnano il proprio 11 in campo per un pareggio che alla fine non dispiace a nessuno. Monte Giorgio così trova il primo pareggio in casa. Il Chieti al secondo X consecutivo domenica ospiterà la Recanatese. Si è giocato poco, molti palloni in aria, molti palloni sporchi e quindi è venuto meno un po' quello che è il nostro pensiero di gioco e l'ultima mezz'ora, l'ho detto, non è tanto da commentare. Però noi il primo tempo secondo me abbiamo fatto molto molto bene, e potevamo fare un altro gol in altre paio d'occasioni e poi il loro pareggio, mi dicono, viziato da un fallo, però dai, il calcio ci sta, probabilmente la prossima volta toccherà a noi. Mister Grandoni, una volta cambiato l'assetto di gioco si è visto un altro Chieti, purtroppo ancora un primo tempo come quello di Matelica un po' sottotono. Sì, sottotono, magari non abbiamo creato tantissimo come non hanno fatto i nostri avversari, è stato diciamo un primo tempo magari tecnicamente parlando un po' bruttino da entrambe le parti, non è stata una partita bella dal mio punto di vista tecnica appunto nei primi 45 minuti. La seconda parte siamo riusciti a spostare, come si dice in questi casi, un po' il baricentro, un po' nella loro metà campo, riusciamo a guadagnare palla, a conquistare palla 15-20 metri più alti rispetto alla prima parte. All'intervallo abbiamo cercato leggermente di modificare qualcosa, però l'atteggiamento era quello giusto che c'è stato anche il primo tempo, perché non sempre si può fare la partita che si pensa o che si prepara in settimana. Ma io l'ho detto anche all'inizio stagione, io cerco, il mio ruolo è quello di mettere i miei ragazzi nelle migliori condizioni possibili. L'avevo già detto un po' di tempo fa, non è che il nostro 3-5-2 doveva assolutamente essere sempre lo stesso, assolutamente. Ci sono a volte delle situazioni che penso in gara possano essere modificate. Oggi all'intervallo ho pensato che magari un cambiamento magari potesse essere utile, il risultato poi in questo caso ci ha dato ragione perché la partita l'abbiamo ripresa, però adesso non significa. Noi siamo una squadra che lavoriamo, quindi adesso vediamo cosa succederà alla prossima partita.